Buonasera. Novità sulla questione moschea. Nei giorni scorsi l'Associazione Islamica Sassolese ha presentato i documenti necessari per richiedere l'agibilità dello stabile di via Cavour. Ora la parola passa all'ufficio tecnico che deciderà se concedere l'apertura del luogo di culto ai musulmani. Il Consiglio Comunale di ieri sera è finito in anticipo. Durante la discussione sul polo estrattivo numero 6 di via Ancora, infatti è venuto meno il numero legale a causa dell'abbandono dell'aula da parte di Partito Democratico, Italia dei Valori e Siamo Sassuolo. Ora si attende una nuova convocazione del Consiglio. Presentato stamattina in municipio l'Emporio della Solidarietà e il Melograno, promosso dall'omonima associazione che sarà presentato ufficialmente sabato alle 15.30 nella sede di via San Simone 6. Ascoltiamo l'intervista al presidente Andrea Brunetti. Si tratta di un progetto di comunità in cui le associazioni che dal 2011 fanno distribuzione alimentare a fasce di popolazione in difficoltà e si sono unite, hanno cercato, grazie alla collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Modena, di allargare la rete a più enti, associazioni e istituzioni possibili. E le associazioni di partenza sono ovviamente la Caritas, la Croce Rossa, il Comitato Locale di Sassuolo, la Meridiana Solidarietà, Onlus, il Forum Università della Terra età sotto il patrocinio del Comune di Sassuolo. E tutto questo, questa progettazione che dal 2012 va avanti, ha visto la collaborazione in vari modi, in varie sfaccettature di una trentina di entità ed enti locali e in un'ottica di sussidiarietà, in modo da creare sempre più risposte adeguate alla crescente situazione di difficoltà del nostro territorio e in modo da creare sempre più sinergia tra le varie associazioni che si prodigano per le necessità della nostra comunità civile. Attualmente la distribuzione alimentare congiunta delle associazioni, della Caritas e delle associazioni che la eseguivano serve circa 250 famiglie sul nostro territorio. Ovviamente la prospettiva non è quella di aumentare le famiglie quanto quella di diminuirla, in quanto cito una frase di Don Luigi Guglielmi, direttore Caritas negli inizi anni 90, l'obiettivo della Caritas, come può essere quello di qualsiasi altra associazione che cerca di produrre del bene, non è tanto quella di crescere ma di autoeliminarsi, che vuol dire che la comunità civile è riuscita a provvedere a se stessa e a eliminare il fenomeno della difficoltà e dell'emarginazione sociale. Torna stasera alle 22.35 su ETV Antenna 1, canale 10 del digitale terrestre, l'appuntamento con Tile in the World, magazine sul settore ceramico. Questi gli argomenti trattati nella puntata di stasera. Investimenti in Italia per graniti Fiandre e Iris, aumento produttivo e di personale per Novabel, Petraser, Strafiorano e il resto del mondo, crisi e riduzione di manodopera. Passiamo allo sport. Allenamento pomeridiano per il Sassuolo allo Stadio Ricci. Sono tornati in gruppo Lorenzo Ariaudo e Luca Marrone. Dopo il riscaldamento iniziale, mister Di Francesco ha diviso la squadra in due gruppi. Conclusione della seduta con partita a tema e partita alla finale. Provato spesso il lancio di Magnanelli per la punta centrale, riuscito male nelle ultime uscite. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani.